Eccoci Vai. qua. Buon pomeriggio Andrea Destro, ben Ciao a tutti. trovato sulla pagina e non ancora sul gruppo Only Numbers One perché devo praticamente condividere il link. Se mi dai qualche secondo, poi andiamo subito in diretta anche sul gruppo. Vai Allora, pure. grazie. Vai pure. Anzitutto, com'è? Ma oggi fortunatamente non c'è più il freddo di questa mattina perché è iniziato a piovere e quindi ha alzato un po' la temperatura. Però mi difendo bene perché comunque sono protetto con la mia stufetta e quindi mi difendo bene. Si è addolcita l'aria. Senti, qualche accenno di mangiata, di... No, ho avuto un bip di qualche brema, credo. Alle 10:30 più o meno, però poi in nulla, come si suol dire, zero attività, non si vede assolutamente niente, tutto immobile. L'acqua è stupenda perché è bellissima, però Diciamo... troppo fredda e quindi sapendo un po', conoscendo il canale, sotto i 5 gradi si fa veramente fatica. Fatica. Beh, diciamo che di questi periodi ci sta tutta, ci sta tutta. Ah, sì. Non ci regala niente, no? Lo sappiamo, i pesci No, stanno un no, no. po' fermi e quindi... Però come abbiamo detto stamattina nel gruppo, poi fondamentale diventa la possibilità di poter scaricare quelle che sono le tensioni accumulate di questi periodi, no? E quindi... Assolutamente, infatti diciamo che principalmente sono andato a pesca per questo motivo qua, staccare la spina. Stare Certo. tranquillo un po', poi adesso sono momenti abbastanza anche di silenzio in inverno, tutto tranquillo, c'è pace, quindi si sta benissimo. È la cosa più, permettimi, è la cosa più importante. Poi tutto il resto, per carità, le catture sono importanti, ma secondo me passano in secondo piano. Prima di tutto conta il potersi svagare, il poter comunque, ecco, stare in riva a un fiume, a un canale, a un lago, appunto, per scaricare, per ritrovare un po' la dimensione, via, visto e considerato Esatto. che ultimamente siamo stati sempre dentro casa. Allora, io ho quasi terminato con le cosettine tecniche, sto mettendo come ultima cosa, ok, l'ultimo link qui su questa pagina che abbiamo fatto. Oh, nel frattempo, se tu sei d'accordo, vorrei un po' introdurre quella che è oggi la tua iniziativa, se mi permetti. Sì, vai pure, Antonio. Perché, come tu hai detto, insomma, dice, allora, guarda, ho fatto una piccola intuizione nel corso della mia vita da pescatore, ho preso spunto da un'idea che hanno lanciato qualche tempo fa sul mercato, che poi però è stata abbandonata, e c'è, ma è un'idea molto timida, io ho provato a rimodificarla un po' a mio piacimento, non ho intenzione di insegnarla a nessuno, né di fare il guru della pesca, dice, però siccome è una cosa che a me piace tantissimo, vorrei condividerla perché comunque è una cosa che trovo molto, come posso dire, conveniente, convenzionale, dal momento in cui si risparmia qualche soldino e si ha anche la possibilità, secondo te, di essere abbastanza incisivi sull'azione di pesca. Questo come? Esatto. Come dal titolo che abbiamo messo, ovvero con l'utilizzo degli stick mix fatti da te, liofilizzati, quindi ridotti ad un'umidità pari a, non dico allo zero, ma si avvicina molto per la conservazione e per un discorso di aerodinamica per il lancio. E poi io qui mi fermo perché, dopo averti introdotto questa che è la tua iniziativa, io prima di tutto vorrei, se non chiaramente, se non sono troppo, come si dice, indiscreto e se non creo troppa introspezione, ti chiederei una piccola panoramica della foto che hai fatto No, sì, va, stamattina. volentieri. Perché stai in un posto bellissimo. A proposito, c'è una domanda importantissima, mi ero dimenticato. Ma l'hai spostata la canna? No, non l'ho spostata la canna. Come hai detto te, sono molto persuasivo. Ma certo, ovviamente, Vedo se sarebbe riesco a brutto girare la il fotocamera. Sì, eccolo qua. contrario. Eccoci. Sì. Allora, vabbè, La bellezza. mi posto. Ok, qua c'è il cavalletto e Senti, questo è. Sì, mi racconti qualcosa? allora, beh, qua siamo in Canal Bianco e diciamo che è un bel fiume,
La larghezza è abbastanza varia, comunque mediamente sta sui 50-60 metri di larghezza, poi ci sono punte che vanno anche i 70-80 metri. Aspetta che giro la telecamera. E niente, praticamente qua è un fiume che negli ultimi anni ha avuto, cioè ha tuttora delle problematiche che riguarda il passaggio di queste bettoline, che sono praticamente delle imbarcazioni gigantesche che trasportano di tutto, dai cereali a pezzi di sottomarini, di tutto e di più. E queste praticamente bettoline cosa fanno? Passando, sono a idrogetto e praticamente ti muovono completamente il fondo e sei quasi obbligato a tirare sulle canne ed Certo. aspettare almeno un'oretta che si calma praticamente tutto, tutto il fondo si posiziona, ecco. Certo, Diciamo che certo. questo è il principale problema di questo canale. Poi per il resto, cosa vuoi, un po' come tutti, è stato un po' bracconato, c'è rimasto ancora qualcosa, ci sono dei bei pesci, fortunatamente l'acqua non è molto inquinata e i pesci rispondono belli, anche perché sono belli sani, belli in forma e quindi. E ci sono anche, comunque, su alcune punte, ci sono su alcuni posti ci sono anche delle taglie molto interessanti. Bene, bene, bene. Allora, guarda, io nel frattempo che hai fatto questa pausa, che è venuta in maniera del tutto fisiologica, approfitterei, perché io non credo che tu li legga, per No. salutare tutte le persone che sono al momento collegate con noi, e parto da sopra e faccio una rapida carrellata, e dopo ti ridò subito la parola. Vai. Allora, vorrei salutare e dare il buon pomeriggio a Mirko Tomasiello, a Lodovico Stefani, a Omar Gusson, a Nadia Lev, a Lodovico Stefani che dice che è in pesca anche lui, quindi buon proseguimento, Bene, a sì, Daniele sarà un piacere. Campello, a Samuele De Nicola e Giuseppe Rosi, quindi buon pomeriggio a tutti. Allora Andrea, Ciao ragazzi. io direi, se tu sei d'accordo, di non, come si dice, dilungarci troppo in chiacchiere, perché comunque ecco, l'argomento che andiamo ad affrontare oggi è un argomento molto interessante. Mi trova in prima persona molto interessato perché non ho mai fatto segreto al gruppo del fatto che io non sono diciamo, un assiduo frequentatore della pesca a lancia, ma cosa che si sta molto, sta prendendo piede molto nella mia pesca, quindi sono molto persuaso ultimamente dall'idea e perciò anche io sono qui e ascolto molto attentamente. Torno in Quindi, tenda perché tra il freddo, un po' di pioggia, eccomi qua. ci mancherebbe, Ok. chi te lo fa fare? Guarda, l'unico modo perché dovrei uscire dalla tenda è per catturare, quindi stai magari, tranquillo. magari una partenza in diretta, ma Mai dire mai, mai dire mai. mai dire mai. Sì, comunque Quindi. diciamo che ho riformulato, ecco, la parola giusta, questo stick. E ho cercato, anzi ho voluto, insieme comunque alla tua approvazione, un po' divulgare questo qua perché lo ritengo una cosa, come hai anticipato te prima, che è pratica soprattutto nella pesca, perché ti permette di entrare in pesca in una maniera molto veloce, ti fa risparmiare dei soldi perché comunque se fai appunto questa lavorazione prima a casa risparmi il discorso di retine o sacchettini o cose del genere. Quindi lo trovo interessante anche per quel motivo lì. E secondo, alla fine non è altro, il concetto è comunque uno stick mix che però comunque si può fare allo stesso anche senza retina come si vuole. L'importante è fare questi procedimenti. Adesso io ve lo faccio vedere uno che ce l'ho qui. Eccolo qua. Ok, una bella Aspetta che si veda bombetta. bene. È Sì. praticamente una bombetta, se vedete ha un buco, ok, non so se si vede, Sì, si vede perfettamente, perforata da parte a parte. di qua ha un buco un po' più largo. Ok. Allora, cos'ha questo stick di interessante? Intanto, adesso voi non lo potete vedere, ma è duro come un sasso, ok? La consistenza, quindi partiamo Esatto, dalla è consistenza. proprio duro, lo si può lanciare anche per terra a un paio di metri che non si rompe. È praticamente testato anche a lancio, quindi se si fanno lanci di 100 metri più o meno, io non sono mai andato oltre,
però se si fanno lanci di 100 metri si è sicuri che arrivi nel fondo completamente compatto e quindi praticamente sei in pesca, hai il tuo praticamente la funzione come il sacchettino, la rettina. E questo stick comunque è sempre imbevuto di aromi, ok, liquid food, qualsiasi cosa si vuole fare. Allora, io per comporlo adesso vi spiego un attimo come lo faccio, poi ci sono mille maniere, ok? Si può partire dalla più economica, che potrebbe essere quella di comporsi un 50-50, ok? Un mix base, però deve essere estremamente elegante. Questa è la funzione principale. Cosa faccio? Compongo questo 50-50, aggiungo vari ingredienti sempre cercando di non crearlo slegante, quindi posso aggiungerci micro pellet che si vedono anche qui, e le boiles, okay. Delle boiles sbriciolate bene bene, quindi abbiamo sempre intorno all'innesco quello che riguarda praticamente la boiles stessa. E poi cosa faccio? Aggiungo un po' di colla PV1, che sarebbe una colla usata nel feeder o altre tecniche, che praticamente serve per i bigattini, per incollare i bigattini, ok? La percentuale può variare dopo, però io generalmente ci metto su un chilo, ci metto un 10%, non di più. Ok. Quindi, come ripeto, si può fare in mille maniere. Poi cosa succede? Per impastarlo io non uso acqua, ma per renderlo proprio molto attrattivo uso di liquid food. Ok. Questi liquid food ci metto 100-200 ml di liquid food. Si può anche usare l'acqua, però l'acqua tendenzialmente tende a crepare molto di più quando si secca. Certo. E poi ci aggiungo dall'uno alle due uova per chilo, non di più. Impasto tutto, lo lascio lì che si amalgama bene, che si assorba, importante è mescolarlo bene, che si assorba. Dopodiché arriva, diciamo, la parte un po' più bella, che adesso io dietro purtroppo non ce l'ho, ma c'è un piccolo estrusore, poi se qualcuno è interessato a questa cosa gli posso girare tranquillamente il link, me lo scrive in privato, gli giro tranquillamente il link. C'è un estrusore piccolino, che sarà più o meno grande così. Ok. Questo estrusore qua è fatto più o meno come l'estrusore per le boiles, ok, in miniatura, solo che da una parte ha una vite dove viene avvitato perché lo stantufo si prema all'interno, e in mezzo a questo estrusore, piccolo estrusore, c'è un ago, ok? Cosa succede? Questo ago qui, cioè, tu lo prendi l'estrusore, lo metti dentro, gli metti dentro tutto il suo mix fino a riempirlo, lo chiudi, nel momento che tu vai ad avvitare, ok, a mano, una cosa abbastanza semplice, ci vogliono 30 secondi a farlo. Certo. Praticamente tu nell'avvitare vai a comprimere questo mix, ok, e nel frattempo a forarlo. Il forarlo perché? Perché questo, la bella cosa, è che in un momento molto rapido si va a introdurre il terminale. Dentro questo buco ci passa tranquillamente il terminale, quindi lui va ad infilarsi ed appoggiarsi nell'amo. Non succede niente, l'amo rimane protetto, addirittura da una parte l'hanno fatto più largo, quindi l'amo si incassa dentro. Andrea, possiamo, se, non so se hai un terminale a disposizione, no? Diamo per scontato che tutti sanno il funzionamento, però se facciamo magari una dimostrazione... Guarda, se mi dai un secondo che lo tiro fuori... Certo. Io... No, ce ne ho di terminali preparati per la pesca. Adesso io prendo un terminale a caso, perché va bene qualsiasi tipo di terminale, non c'è un... Eccolo qua. Allora, mettiamo questo qua. Eccolo qua. Allora, ci provo con una mano. Questo è il terminale, vediamo se riesco a appoggiare il telefono. Allora, questo è il terminale, semplice dire, sì.
Certo. Scusami, ma mi è caduto il telefono. C'è problema. Perché Vai. con un... Eccomi. Praticamente si infila il terminale. Non so se si vede, Antonio. Sì, si vede benissimo, certo. Perfetto. Eccolo. Perfetto. Questo è il risultato finale. Ok. Senti, di che grammi parliamo? Diciamo uno stick mix di quel genere, intorno a che grammature parliamo? Allora, Un 80 grammi, dipende sempre quanto si riempie, anche questo un po' a piacere, perché dipende quanto si vuole riempire, di conseguenza quanto diventare. Questa è la parte, diciamo, il più grande che si può fare. Ok? Quindi parliamo di un circa 70-80 grammi, non di più. E perfetto, perfetto. se si vuole fare più piccolo, semplicemente basta riempire. Meno, certo, Esatto, meno, viene più piccolo. leggermente più spaziale. Questo qui è bello perché nel momento che hai diverse partenze o comunque piove, tante situazioni che noi sappiamo pescatori sono difficili, soprattutto magari in inverno con le mani fredde, semplicemente si può prendere, preparati già a casa, dentro a un secchio, si prende, si infila uno e si lancia la canna. Ha Oh. diversi vantaggi questa cosa qua, perché ti fa permettere in primis di tenere steso il terminale in acqua e secondo va a Certo. proteggere l'amo. Oh, ascolta, arrivano le prime domande, no? Che sono più che lecite, ovviamente. Io Sì, prendo poi sempre. non ho finito di spiegare prima, comunque sì, vai pure. Allora, intanto saluto qualche altra persona che si è aggiunta alla diretta, quindi Daniele Mason, Caso Abache e Arturo Dominici. Dopodiché, Omar Gusson ci scrive: ragazzi, viste le Antonio? fredde temperature, mi senti? Mi senti? Sì, adesso ti sento, ti avevo perso completamente. Sì. Ok, perfetto. Allora, Omar Gusson mi dice: viste le fredde temperature, dopo quanto tempo inizia a fare il suo lavoro? Allora, questo qui è praticamente misurato in acqua fredda fredda. Ok, quindi parliamo anche di quest'acqua qua che fa 5 gradi, in 7 Sì. minuti lui è completamente sgretolato. Ok, questo chiaramente è dato dal fatto della poca presenza di uova, ma di una colla, quindi abbiamo detto la VV1, che Esatto. nasce appositamente per fare questo tipo di congregazione, e allo stesso tempo, una volta entra a contatto con l'umidità, si discioglie. Quindi 7 minuti è il tempo con la quale poi siamo in pesca, via. Io infatti volevo finire prima il discorso per chiudere, che Vai, praticamente vai, 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 vai. una volta estruso questa cosa qua, ok, cosa succede? Si prende come le boilies, si mette, che è molto importante, in un posto caldo e asciutto, ok, per 2 giorni di riposo minimo, anche 3 va benissimo, anche 4. Si lascia lì, si essicca, lui diventa completamente duro, ok. Fa qualche micro crepetto all'esterno, ma è normalissimo. La Vabbè, struttura normale, certo. comunque, esatto, rimane molto compatta. Cosa succede? Poi nel momento, si vede anche con la prova in un secchio, nel momento che si mette dentro all'acqua, proprio vedi tutte le bolle, che praticamente lui è completamente, non completamente, ma un buon 70-80% disidratato. E vedete proprio che l'acqua va a penetrare dentro a questo stick e pian pianino lui lavora, fa proprio anche un po' di bolle, ecco, si muove un po' tutta la pastura, ok? Fa un effetto un po' nuvola. E se si mette anche in uno secchio si può notare proprio come il liquid food che è stato introdotto all'interno crea Sì. Oh, questa nuvola intorno, ok? Quindi un richiamo, ecco. sempre Samuele De Nicola, che anzi approfitto per salutare perché non l'avevamo salutato, mi Ciao Samuele. dice: è cotto oppure è solamente lasciato ad asciugare? No, no, infatti è proprio questo il bello, no, non c'è cottura. Lo stick una volta estruso, ripeto, va preso, messo in qualche, tipo io lo metto nelle cassette di plastica, ok? Un posto dove può tranquillamente asciugarsi in tutti i lati. E magari il secondo giorno lo si gira pian pianino, al modo che si asciuga.
non c'è nessun tipo di cottura. Perfetto. Ho una domanda io invece. Una domanda che chiaramente è matematica, ma è di facile deduzione, però te la faccio lo stesso. Indicativamente, con un chilo di preparato, quando tu mi parli di un chilo asciutto? Sì, asciutto. Ok, asciutto. Quindi poi grosso modo arriveremo a 1,2 kg. Riusciamo a prepararne 12, 14, 15? No, molti, molti di più. Allora, più o meno no. Io faccio sempre 2 kg e riesco ad andare quasi sulle 200 stick. Quindi è la miseria. Sì, quindi è la miseria. Perché no, poi sai perché ti ho fatto questa domanda? Perché mi hai detto più o meno 70-80 grammi, ho detto sai, 10 sono 700 grammi, 15 stiamo intorno al chilo, pensavo poi ce ne venissero 2 kg 200 sono tantissimi. Mi senti? Non... Mi senti? Mi sei sparito per qualche secondo. Aspetta, Sì, sì, io ti sento. Non so se arriviamo sul gruppo, sulla pagina. Comunque, vabbè, sì, ti vedo. Arriva un'immagine un po' sfocata, se devo essere sincero. Però, vai. Mi è successo qualcosa qua e nel telefono. Ok. Sì, adesso sei ritornato. Sei ritornato. Praticamente stavo dicendo che se aggiungi anche l'uovo più i 200 ml che possono essere di liquido, ok, il mix tende ad gonfiare ed aumentare. Certo, va bene. Quindi... insomma, ecco, diciamo che con 2 kg di preparato, mediamente quanti ne lanci, Andrea, quando stai in una sessione? Al di là di quanto mangi, diciamo una sessione media estiva. Allora, io estiva, diciamo che ne metto uno ogni volta che lancio, per vari motivi. Primo, proprio per il fatto che ho il terminale sempre sicuro e ben steso, ok? E secondo, perché a me piace avere sempre un contorno di pastura all'intorno all'innesco. Poi, ovvio, dipende sempre quando e dove si pesca, perché, per esempio, dove sono io in questo momento, in inverno va benissimo pescare, in estate ovviamente questi stick mix fanno molta attrazione per pesce bianco e di conseguenza li uso, ecco, nella sua stagione, che può essere l'inverno o tardo autunno. Certo. Ok, volevo dire un'altra piccola domanda, era solo per la configurazione affondante o di anche sulla conseguenza popata? si perde la linea. Non sento nulla. Mi senti? Io sì. Ok, adesso perché sì. Continuano, c'è una persona che continua a chiamarmi nel telefono e di conseguenza si perde la linea. Praticamente c'era un ragazzo che mi stava chiamando ininterrottamente perché sapeva che ero in pesca e come stavo parlando prima stava arrivando questa mega pettolina. Ah, E lui continuava a chiamarmi per avvisarmi perché se non tiri sulle canne devi tagliare tutti i fili completamente perché ti certo. rovina i mulinelli. E allora ha fatto bene sto ragazzo a chiamarti. Sì, però chiamandomi ha interrotto, cioè chiamandomi spesso ha interrotto la Ma connessione. va bene che abbiamo salvato tutte le lenze, è meglio così. Chi ci stava Pescata guardando terminata. si ricollega senza problemi, non ti preoccupare. Allora, io intanto rimetto tutto a posto, ci provo, Sì, vediamo sì, che sì. succede. Va Dopo bene. la pescata credo si concludi qua perché questa bettolina che è passata ha fatto un disastro allucinante. Vorrei Sì, farti vedere l'acqua, ma credo che nella fotocamera non si vede, è completamente terra. Ecco fatto. Questo ci dispiace allora. Vabbè, dai, comunque, fa parte del gioco. Purtroppo se si Sì, vuole pescare qua fa certo. parte del gioco. Beh, ma visto lo scenario, ogni tanto quando passano queste cose ci si può anche stare, no? Sì, certo. Il problema è che negli ultimi anni, avendo preso diversi appalti, ne stanno passando veramente tanti, tante. Allora, io ho ripristinato tutto, mi auguro che insomma. Allora, quando prima ti ho fatto la domanda,
pop-up fondante, cosa era meglio, diciamo, configurare o dove questo stick è meglio adattarlo. Volevo sapere io, insomma, anche Samuele De Nicola ha lanciato lui una frase dicendo, ma magari con un piombettino, non lo so, hai provato, cioè, ti sei mai divertito, sempre utilizzato la forma fondante, sempre la forma pop-up, come? Guarda, si può utilizzare in qualsiasi versione, non c'è nessun problema, sia pop-up che affondante. Va benissimo entrambi, cioè pop-up va bene perché nel momento che si sgretola lo stick hai la poppatina che risalta di sopra Non c'è il fuori. tetto di pastura. Affondante sicuramente si introduce all'interno di questo mucchiettino di pastura, quindi va benissimo per entrambi le situazioni, no? Poi il piombino, il buco è abbastanza largo che passa anche il piombino senza problemi. Quindi Certo. Allora, come dicevamo, sarà necessario, chiaramente faremo un link, farà in modo di dare opportuna risposta a chi è esatto. interessato per il discorso del piccolo estrusore. Non Volevo fare so. vedere una cosa. Vedete che l'amo pian Sì. pianino, ovviamente senza rovinare la punta, si pianta leggermente. Ok. Quando, Certo. siccome che è tutto, no, sono farine, non c'è niente di grosso, nel momento che si sgretola non rimane niente attaccato alla punta. Assolutamente. Certo. Ah, proprio va in protezione a quello che può essere erbe, foglie, qualsiasi roba che c'è nel fondo. E di conseguenza, insomma, è proprio come avere un sacchetto, però proprio il bello è non fare sacchetti, non spendere soldi per sacchetti, ok? Una volta magari in un pomeriggio si può mettere lì, se ne fanno un centinaio, poi questi, tra parentesi, essendo essiccati, se si mettono dentro a un contenitore sigillato, durano diversi mesi, cioè non durano solo Certo. per una pescata, ma adesso io non ho mai provato per quanto, però sicuramente per 6-7 mesi li ho presi e sono perfetti, Ma non credo c'è che, visto nessun che c'è problema. poca umidità all'interno, si possano anche congelare o mettere sotto vuoto, Assolutamente sì, si possono mettere in congelatore, si possono mettere sotto vuoto, no, non c'è nessun problema. Io dico personalmente che comunque anche a contatto con l'aria, dentro un secchio ermetico, no, ovviamente se non c'è una grossa presenza di farine di pesce, non fa muffe, ecco. Dico, ti lancio una proposta in diretta, quindi credo quasi che tu non ti possa tirare indietro, tra virgolette, no? Perché non, no, veramente, perché non in questi giorni, magari quando c'hai un minuto di tempo, se ti fa piacere, sempre se ti fa piacere, però vedo la tua partecipazione molto, come si dice, molto coinvolta, quindi credo ti faccia piacere. Perché non suggeriamo nella sezione mix, pasture e quant'altro, diciamo, un mix da poter utilizzare per fare questo tipo di bombette? Poi Certamente, ognuno se guardi, guarda lo Antonio, personalizza come vuole, però magari dando una base di partenza. non c'è nessun problema, anzi volevo aggiungere prima che chi Sì. magari è un poco esperto nel fare, formulare farine o cose del genere, si può partire, che io ho già provato e funziona benissimo, si può partire anche da una cosa più semplice, cioè come basta comprare i method mix già pronti, ok? Quelli lì e aggiungere semplicemente un po' di PV1, di colla PV1. Quei method mix che compri sono già molto eleganti di suo, sono fatti apposta. In più si aggiunge un po' di quella colla lì, un po' di uovo e il gioco è fatto per chi magari è alle prime armi e non sa tanto che farine mescolare per creare questo legame. Quindi si può partire da lì oppure si possono fare mille cose. Dal 50 e 50 oppure si può mettere anche un 50, si può aggiungere 100 grammi di beard food, 100 grammi di farina di pesce. L'importante è che rimanga la struttura sempre molto elegante. Uno poi se lo personalizza, ovviamente, certo, se Esatto. vuole. Infatti io trovo questa cosa bella proprio per questo motivo, perché non lo so, facciamo un esempio, se uno si produce le palline da solo, ok, può Sì. prendere una parte del mix. Okay, fare questo procedimento per comporre lo stick mix, ecco che alla fine si trova nell'innesco la sua boilies, okay, con lo stick mix intorno della boilies che ha creato, ecco.
Certo, Quindi ci certo, sono certo, tantissime opzioni. certo. Bene, allora noi ci siamo purtroppo persi diciamo, nell'interruzione che abbiamo fatto, almeno 10 persone che ci stavano seguendo. Io non so se Mi hanno capito che, dispiace. non so se hanno capito che siamo ritornati sulla pagina, sia sul gruppo o in un altro link. Questo non lo so se è arrivata come cosa. E purtroppo, ecco, torno a ripetere, siamo rimasti in quattro. Vabbè, comunque se lo riguarderanno poi con comodo Sì, quello che è il io proseguimento della speravo diretta che non che... passasse niente oggi, è proprio il momento della diretta. Lo so. Beh, vabbè, dai. Ho visto che mi hai detto, dice, guarda, ti faccio vedere che cosa sta succedendo, e io però, ecco, non ho fatto in tempo a ricollegarci in diretta, sennò altrimenti No, l'avremmo sai fatta pure perché? così. Perché per chi non l'ha mai visto è anche bello da vedere, nel senso ci sono queste imbarcazioni che sono gigantesche, ma veramente grandi. Saranno addirittura ci sono alcune che sono doppie, arrivano a essere, per dare un'idea, lunghe oltre i 100 metri, cioè sono gigantesche e hanno dei motori ad idrogetto che fanno paura, fanno delle onde di 1 metro. Senti una cosa, ma come profondità lì a Canal Bianco quanta ne avete? 4-5 Ma metri? generalmente vai dai 4 ai 6 metri, dopo dipende dai punti, massimo 7, comunque mediamente siamo sui 5 metri. Ok, quindi super navigabile, insomma, senza Sì, problemi. poi tra l'altro lo stanno anche pian pianino tutto rifacendo con i sassi, proprio perché il passaggio di queste imbarcazioni fa un'erosione nelle sponde dove le sta proprio Certo, buttando giù certo. completamente. Stanno rifacendo gli argini, quindi, che da una Esatto. parte va bene, ok, dall'altra un po' meno, perché comunque significa che sta cosa continuerà imperterrita, Sì, però. ma guarda, è ufficiale questa cosa perché l'hanno messo nel giornale, mi sembra a novembre dell'anno scorso, ottobre, dove hanno proprio il Veneto ha proprio incrementato, ha detto che incrementerà il passaggio di queste imbarcazioni proprio perché loro hanno un risparmio. Certo. A livello economico nel passare attraverso i fiumi invece che nella strada, ok? Oh, scusa Quindi se mi permetto, non so se me l'avevi già accennato o se me l'hai già detto. Che tipo di trasporti ci fanno? trasportano un po' di tutto, dai cereali, ok, in Ah, grandi ok. quantità, o addirittura anche pezzi di sottomarino. Hanno fatto un esperimento che è andato nel giornale poco tempo fa, dove sono passati due reattori giganteschi, quindi Ah, sono proprio dei trasporti eccezionali, diciamo, a tutti gli effetti. ok. Beh, diciamo che è facile trasportarli via acqua rispetto che via gomma, perché via gomma Esatto. si creerebbero tante difficoltà. Quindi ci Esatto. sta. Oh, io, come ti dicevo, ecco, allora, domande purtroppo non ne ho altre io personalmente, anche perché ho visto che, insomma, la cosa è sicuramente interessante. Come dicevamo ieri, bisognerebbe capire poi. Ah, ecco, Samuele De Nicola è ritornato. Rieccoci, bentornato. Daniele Campello anche, quindi qualcuno continua a cominciare a ritornare. Dicevo, sarebbe l'unica cosa capire, ecco, bene fino a che distanze riesce a essere performante in un'ipotesi di lancio estremo, come chiedeva ieri sera Paolo. Ma io credo, vista la consistenza, guarda, più o meno da quello che sono riuscito a capire tramite, diciamo, video, sembra molto compatto, molto chiuso come impasto, quindi credo che problemi di lancio non ce ne siano. No, l'unica Perché cosa appunto è che fende l'aria, quindi. posso dire anche eventualmente una fregnaccia, Sì, permettimela, vai, vai, proprio vai, vai. passatemela. Ipoteticamente, nel caso in cui uno lo volesse avere ben saldo all'amo, magari con le classiche spugnettine in PVA, andarla a Esatto. inserire una dentro e bloccarlo in modo che non scorre, cioè magari inventarsi qualche cosa del genere, quindi che poi una volta che arriva in Sì. acqua si sbaglia. Guarda, io posso dire solo che magari, non lo so, a chi non l'ha provato può sembrare, sai, un qualcosina, però una volta che si prova si capisce veramente l'efficacia di questa cosa qua, perché
alla fine cioè, se ti metti a farlo, metti molto, ma molto meno che non fa comporre proprio una retina o un sacchettino. Certo, è E in veloce. più in pesca sei proprio veloce, cioè se tu hai quella sessione o quella giornata dove hai diverse partenze, oppure hai quella sessione dove piove a dirotto e non riesci a lavorare con niente, che sappiamo che il PVA crea spesso problemi in quelle situazioni, quello lì è veramente rapido, ci si può subito inserire e lanciare. Allora, ho due cose. Una credo sia un'idea da parte di Samuele De Nicola che dice mettere un piombino sul terminale come per le pop-up per far fermare lo stick sul terminale. Che ne dici? Come funziona? Allora, Non funziona. sì, no, non funziona perché chiaramente scorre troppo largo il buco, No, ma anche se prendi un piombino forte con la forza del lancio, lo stick scivola. fa trito e ti scivola giù il piombino. Certo. Poi, dato che Daniele Campello dice, dato che portano cereali, digli che approfittano e ti danno una pasturata mentre passano. Sì, magari. Anche perché se gli cade anche solo un quarto di quello che hanno, penso che intasi la posta per 2 mesi. Certo. Allora, Omar Gusson, quando praticavo il fiume Naviglio, Brenta, pure lì passano i cosiddetti burchielli. Lanciando subito il mio innesco, dopo il loro passaggio, ho avuto molte soddisfazioni. Lì nel canna bianco non è così? Allora, nel senso io parlo per la mia esperienza. Allora, mi è successo sì, dopo il passaggio, di avere delle partenze, provare a rilanciare e avere delle partenze. Però io personalmente ho sempre paura che la sporcizia che gira, se lancio subito dopo, mi si depositi sopra. È anche vero che la carpa è abituata a frugare e cercare nel fondo. Però un po' personalmente scelgo di aspettare mezz'ora, 40 minuti prima di calare. Quando si è ridepositato tutto. Esatto. Però funziona, sì, funziona magari lanciare dopo 2 minuti che è passato proprio per questo motivo. Sai che adesso devo essere sincero, l'utilizzo degli stick lo sto valutando anche per l'utilizzo con il barchino, perché no, perché credo che sia molto interessante avere, No, ecco, no, appunto ma La vedo come una pasturazione chiaramente molto mirata, molto circoscritta diciamo, sull'area dell'amo, e penso che sia una cosa molto interessante. Quindi credo che la guarda. introdurrò. Io sarò uno di quelli che ti chiamerà per avere il link del piccolo estrusore per poterla introdurre, ecco, appunto, nella mia pesca, anche perché non è detto che poi non si possa calare anche dalla barca una situazione del genere. Guarda, ti dico, io l'ho provato in tutte le condizioni e qua in Canal Bianco, soprattutto in inverno, tipo come oggi, utilizzo il barchino perché proprio amo avere una concentrazione molto mirata nell'innesco, avendo possibilità molto ridotte. E io, nonostante calico il barchino, lo utilizzo assolutamente. Perché comunque con la corrente, quando si cala col barchino, comunque tanta roba tende ad andare. Mentre con quello stick lì, okay, con il peso del piombo, me lo porta esattamente dove c'è l'innesco. Certo. Non scivola chiaramente Esatto, con la quindi io corrente. lo uso in tutte le situazioni, ovviamente quando non c'è pesce di disturbo, perché sappiamo che quelle cose lì tendono ad aumentare in maniera notevole il pesce bianco. Esatto. Anche se, guarda, ne affrontavamo tanto tempo fa, e con tanto tempo fa intendo circa 4-5 mesi fa, in altre dirette, che comunque le microparticles sono molto attrattive anche per la carpa. Il problema, ecco, è che sono i pesci di disturbo, perché se no, altrimenti per la carpa sarebbero ottime. Cioè, il fatto che si crea quella situazione di nuvola, di pasturazione, è attrattiva. Il problema, ecco, sono i pro e i contro, come sempre. Allora, Esatto. vediamo Daniele che ci dice. Comunque anche a me è capitato che quando passa una barca poco dopo c'è la partenza e molte volte quindi non è un caso e molte volte quindi non è un caso. Quindi noi possiamo Sì, pure fare un'altra ma io scelta, capisco. rimanere in diretta e aspettare la partenza qui con te. Ho solo una canna giù. Hai solo una canna?
solo una canna giù, quella praticamente sotto riva. No, però, cioè, ti ripeto, questa cosa qua l'ho iniziato a usare da allora. Come avevo già detto, ci sono già un'altra azienda che lo fa e avevo trovato una cosa molto interessante. Poi ho deciso di autoprodurmela, ok? Di farmela da solo per poterla personalizzare come voglio. Perché l'ho trovata molto ma molto efficace, veramente, sia in qualità di velocità entrare in pesca e sia come risparmio di retine PVA, perché sappiamo che comunque una persona, per esempio come me, che si fa anche le 2-3 orette tra settimana più il fine settimana, insomma inizia ad essere una spesa le retine in PVA e via discorrendo. E quindi insomma anche questa è una maniera per poter risparmiare qualcosina, se si può ovviamente. Oh, senti una cosa, sai, io purtroppo non sono riuscito poco fa, quando c'era caduta linea, ho provato volte e più volte a cercare di invitare nella nostra diretta un'altra persona che oggi si trova a pesca, Fabio Carpista Esposito, che però purtroppo si vede che una volta che si è chiusa la stanza non me lo fa più invitare, visto che abbiamo questa problematica che spesso è ricorrente, il fatto che una volta che si va in diretta si chiude, non può più entrare nessuno. Mi sarebbe piaciuto anche lui vedere dal suo spot come stava andando la sua pescata, perché comunque avere la differenza tra i vari spot sarebbe stato bello creare Sì, questa. sarebbe stato bello Sarebbe stato un'unione di bello. Vabbè, magari pensiero. non è detto che prima della sua fine della sessione riusciamo a contattarlo, magari. Magari sì, Vediamo. speriamo. Speriamo di sì. Andrea, non so se c'è qualche altra domanda da parte delle persone che ci stanno seguendo in questo Se momento. qualcuno ha qualche No, domanda, sono qua volentieri. Ripeto, è non mi viene il termine, comunque è personale al 100%, cioè si può modificare in qualsiasi maniera. Magari si fa le prime volte qualcosa di base per vedere un attimo la situazione e capire, e poi ci si può sbizzarrire come si vuole. certo, allora intanto saluto anche Stefano Massa che ci dice me la riguardo dopo, sto lavorando, bene, va bene, Se poi ma no. qualcuno, io se vuoi Antonio, non lo so se si può, perché comunque fai pubblicità, a mettere il link, se no lo mando in forma privata il link dell'estrusolino, perché alla fine quello è quello che determina il poter fare questa cosa qua. Senza di quello, questo purtroppo non si può fare, perché va per forza pressato e forato, e a Certo, mano non non riesci a esiste. farlo. Allora, anche Alessio Ticciati, buonasera, ci dice, anch'io sono a pesca. Bene, allora raccontaci qualche cosa, dici come va nella tua sessione. Non so dove ti trovi, non so. Allora, Omar Gusson dice, la verità è che con il loro passaggio vanno a rimuovere tutto ciò che sta depositato nel fondale, una buona parte e cibo di vario tipo, e di conseguenza le nostre amiche barfute incuriosite iniziano a mangiare di tutto. In quel momento ne vanno veramente. Aspetta che Omer mi ha scritto un bel veramente ghiotte. Bene, ok, mancava un pezzettino. Sì, ma concordo pienamente. Sicuramente queste betoline qua, cioè, non hanno solo contro, ma hanno anche dei pro. Ok? Il primo appunto è questo. Il secondo è che, secondo il mio avviso, ecco, esperienza personale, in inverno tende a muovere anche un po' di più il pesce, perché con queste onde, con questo rimoscolamento di acqua notevole, magari obbliga le carpe a spostarsi e a rintanarsi, o comunque a spostarsi da dove sono ferme. Quindi Certo. non tutti i mali vengono per nuocere, ecco. Beh, io chiaramente non entro in merito a questo perché immagino, riesco a figurarmi ciò che raccontate, però ovviamente non avendoci mai pescato, non essendo un assiduo pescatore di quelle situazioni, non so se il passaggio di una bettolina o come l'ha chiamata Omar prima in un altro modo sia, diciamo, positiva o negativa. Certo, d'inverno. Se uno si figura in testa i pesci che sono lì fermi, stazionano e non si muovono o fanno i minimi spostamenti, quando passano, diciamo, un giocattoletto di quelle dimensioni, certo che le obbliga in qualche maniera a muoversi e probabilmente spaventate a scappare. Con quanta frequenza c'è questo passaggio di. Purtroppo è questo il problema, non si può Non si può. determinare.
cioè non... delle volte passano anche 3-4 in un giorno, delle volte stai 2-3 giorni senza che passino, cioè non c'è una legge purtroppo. Chi pesca qua deve mettersi una mano nel cuore e sapere che può succedere questa cosa qua da un momento all'altro, come anche niente. Sempre Daniele Campello ci dice: Ciao il lago, due punti. Facendo lanci molto lunghi, intendo più di 100 metri, due pesi lontani, diciamo a distanza di 30 centimetri, no? In questo caso, che quindi lo stick e il piombo, l'uno dall'altro, non sbilancia il lancio? Sì, un po' sì, però questa cosa si può risolvere semplicemente mettendone non solo uno, ma due o tre, che vanno praticamente a coprire l'intero terminale. Però ovviamente ti aumenta il peso e di conseguenza tendi a non andare così distante, ecco. Certo. Diciamo che sì, un po' l'effetto lo fa. Io ho fatto lanci fino a 100 metri senza nessun problema, però ecco. Non sono mai andato oltre i 100-110 perché da quando mi sono messo a farli non ne ho mai avuto la necessità di farlo. Però ho provato a fare delle prove del tipo lanciarlo a 100-110 metri e recuperare subito per vedere se era ancora attaccato, se funzionava tutto e ho avuto dei buonissimi riscontri, insomma, quindi non ho avuto problemi, però Diciamo sì, ci può essere questo problema. allora che, ecco, fondamentalmente sono passati quei 100-110 metri, torniamo alla pasturazione fatta probabilmente con lo spombe, che è più ideale. Sì, perché o con la bombetta, perché appunto con la Ok, bombetta hai tutto dentro, esatto. chiaro, insomma, Io è una cosa. questa cosa qua l'ho voluta, cioè me la sono, diciamo, l'ho voluta riformulare per il motivo, per quale motivo? Io spesso vado a pescare, magari finisco il turno di lavoro alle 2, ok, e ho dei periodi che sono molto redditizi e quindi devo entrare in pesca nel minor tempo possibile. E tante volte un po' il tempo non me lo permette di a casa prepararmi la retina, lo stick, eccetera, eccetera. Quindi quando ho quelle giornate morte, tipo adesso del lockdown che ne abbiamo tanto, mi metto a farne quelle 100, 200, ok? E quando mi capitano queste situazioni qua, io non faccio altro che prendermene 10, 20 dietro con me, ok? E quando vado a pescare 2-3 ore, io track, lo infilo subito nel terminale, lancio e sono a posto. Velocissimo, pratico e poi appunto usandolo in fiume sono sicuro che non si scioglie prima la retina, prima di cadere nel fondo, sono sicuro che arriva nel fondo perché anche in estate almeno 2 minuti prima che si sgretoli ci vogliono. Guarda, io ti dico la verità, diciamo che da quello che sto guardando, da quello che mi ha fatto vedere, lo vedo molto, 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 molto idoneo per un discorso di fiume, un discorso di canali, chiaramente di un lancio che sta dentro ai 60-70 metri. Lo vedo molto, molto, molto efficace. È chiaro che dopo oltre i 60 metri, come abbiamo detto, a meno che uno non si trova in situazioni particolari, che diciamo non c'ha nient'altro al seguito, si trova solo con gli stick, allora ok, magari potrebbe anche diventare difficoltoso andare oltre i 110 metri, come abbiamo detto. Ma a quel punto Esatto. è bene attrezzarsi con altro, no? Questo diciamo che io la vedo molto anche una soluzione molto ideale per una pescata, come stai dicendo te, flash, no? Che è racchiusa dentro le 10 ore, quindi ti permette di Esatto. viaggiare scarico, ti porti il tuo sacchettino di mix, no? Ok, io Bravo. me la stai raccontando così più o meno a me, no? Ok. Esatto, infatti io li metto dentro un sacchettino, dentro nello zaino. Perché quando ho bisogno di andare nelle sponde devo avere meno cose possibili e quindi io con questi qua in inverno sono più che a posto, anche perché sappiamo che non c'è bisogno di molto in inverno. Certo, Quindi certo. quei stickettini lì, un po' di boilies che possono essere intere o tagliate a metà E e vai. comunque funzionano perché vedo, insomma, l'ho provato, ecco, funziona. Certo, se no altrimenti non le utilizzavi. Esatto. L'avresti abbandonato. No, l'ho trovata una cosa che secondo me lo reputo che magari a disposizione delle persone può essere molto comoda. Ecco, poi chi vuole provare mi fa Certo. piacere. Allora, io approfitto nel frattempo che siamo in diretta con te,
Cerco di lanciare un messaggio di coinvolgimento, è vero che siamo soltanto in quattro adesso che stanno guardando, come detto ce ne siamo persi un po' per strada, credo causa quel piccolo dissesto di linea che c'è stato prima. In ogni caso io approfitto per invitare chiunque abbia voglia di venire a raccontarci qualche cosa, quindi creando una diretta per mezzo di eventi live, come avete visto, abbiamo cercato per questa settimana, viste le due iniziative, questa da parte di Andrea e la prossima che sarà da parte di Daniele Campello e Stefano Bonazza, in compagnia anche di Omar Gusson. Vorremmo creare noi del gruppo All in Number One, diciamo la parte quella che è amministrativa, andare a creare ogni settimana una sorta di palinsesto che uscirà con appunto le iniziative per gli eventi live. Sarebbe carino da parte un po' di tutti, nel caso in cui qualcuno avesse piacere di venire a partecipare a qualche diretta, di proporre qualche argomento, di proporre qualche diretta interessante, e a quel punto andremo a pianificarla e a creare appunto delle programmazioni settimanali, facendo degli appuntamenti. Perciò chiunque sta guardando questa diretta è invitato ufficialmente a inviare proposte all'amministrazione che ecco, appunto, poi coordineremo in qualche maniera quelli che sono gli eventi da proporre. Sì, aggiungo Antonio che credo che sia una cosa interessante, visto anche l'evento che ci sarà venerdì, correggimi se sbaglio, che io stesso Ti ho detto mai dire mai. no. Un bip Famoso pesce in e diretta. basta. Un bip e basta. Aspetta, aspetta, l'hanno usata. Facciamo questa cattura in diretta. Guarda, puoi pure poggiare il telefono per terra se vuoi, eh. Magari, purtroppo no. Niente. No, credo, Come mai per esperienza che sia stato qualche brema, qualcosa. Sei arrivata una sola canna, poi perché l'hai tolta le altre due? Perché nel passaggio della Bettolina sei E obbligato perché non le cavi più? quei vortici che creano il motore ti corre via il piombo come neanche l'avessi e Dica finisci adesso non le che cavi più? Non le posi più? no perché sono già le 4 e per lanciarle per mezz'ora, un'ora non ha Certo, senso. a che ora è previsto di chiudere tutto? Verso Alle le 5? 5, sì. Ah, Adesso ok. finito la diretta, poi ora che faccio su tutto vado a casa. Certo. E allora Peccato no, non c'è. perché aveva iniziato qualcosina di interessante e poi si è fermato. Sarebbe stato interessante. Non è detto che da che quando chiudiamo magari non esce fuori qualcosa di buono. Allora, intanto saluto anche Roberto Laizza. Buonasera Roberto, che ci sta guardando. E niente, quindi ecco, per concludere il discorso, come dicevo, ecco, sarebbe bello se sì, verranno pianificati degli eventi. Tu hai detto anche perché in vista del Stavo dicendo prima, Antonio, anche perché l'evento che ci sarà venerdì credo sia bello bellissimo. e molto, molto interessante anche per sentire pescatori che non pescano qua, ma hanno visioni magari diverse e ambienti e luoghi diversi. Esatto. Guarda, infatti, allora, al di là del gesto, che comunque ecco, è una cosa bellissima, ma avrebbero potuto tranquillamente farla anche loro privatamente, no? Cioè, di certo non che Olli Numbersuani gli metta a disposizione chissà quale piattaforma per far rivedere una persona che sta in Nuova Zelanda con una che sta in Italia. Questo ci mancherebbe. Però credo che magari sia stato diciamo, lo spunto per andare a, prima di tutto, rincontrarsi, risalutarsi e parlare di una cosa che magari tutti i giorni non l'avrebbero fatto. Noi abbiamo creato, come si dice, il diversivo affinché loro parlino di pesca davanti a noi e delle differenze tra la Nuova Zelanda e l'Italia, no? Che comunque sono due cose completamente, Sì, esatto. ecco, due mondi completamente diversi. Perciò sì, la cosa è molto interessante. Allora, oddio, mi è sfuggito, stavo dicendo un'altra cosa, ma mi è sfuggita di mente. Vediamo se mi ritorna. No, niente, ecco, appunto, dicevo, quindi sarebbe bello se venisse fatta da parte dei membri del gruppo qualche proposta. Noi rimaniamo a Assolutamente. disposizione
Anche perché, insomma, ecco, non vorrei che il messaggio di qualche sera fa sia stato travisato. Si era parlato di evitare le dirette sterili, quelle senza contenuti, ma con questo non significa che se una persona ha a disposizione in mente un qualsiasi concetto da voler venire a non lo può fare. Anzi, Esatto. tutt'altro, siamo molto contenti. L'unica cosa è che dobbiamo andarla a pianificare. Quindi questo era un po' il succo. Sì, guarda, completamente d'accordo. Bene. Senti, Andrea, io non vedo sopraggiungere ulteriori domande in relazione all'argomento che abbiamo lanciato oggi. Diciamo che non sono state poche, non sono state nemmeno tante. Un po' di interesse, un po' di curiosità l'abbiamo suscitata nei confronti delle persone che ci hanno seguito. E io stesso, come ti ho detto, ti chiamerò perché avrò necessità di questo link. Sul discorso della pubblicità, come tu dicevi, non c'è problema perché non so adesso se lo commercializza un negozio da pesca o viene da oltreoceano tramite un sito Tardetali, quello non ci interessa, insomma, lo possiamo mettere. Però sai che c'è? Magari, ecco, chi è interessato ti chiamerà per avere sto Sì, link per no, comprare sto piccolo estrusore. Io sono qua nel gruppo. sarò uno di quelli. Io Sono qua nel gruppo. Chi sarò vuole può uno mandarmi tranquillamente un messaggio, non c'è nessun problema. Mi fa di quelli. solo Certo, strapiacere, certo. ecco. Quindi io sarò uno di quelli che ti chiamerà per avere sto link per questo estrusore. No, 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 ma veramente perché lo voglio introdurre, capito? Sai perché? Se no a me capita delle volte di andare a fare il sacchettino da calare con la barca, perché comunque delle volte ho le mie fisse, ognuno ha le sue, di voler comunque calare l'innesco senza avere cioè avendo la sicurezza di aver calato almeno 4-5 palline all'intorno. Allora mi faccio il mio sacchettino, ci metto dentro 10 palline, lo faccio scendere giù, almeno so che sta tutto lì. Però ecco, mi risparmio il sacchetto, ci faccio un bello stick con un po' di boilie tritate e la cosa funziona lo stesso, forse anche Poi, meglio. sai Antonio, te ne dico un'altra. Quando tu cali dalla barca, ok, e magari come dici te hai bisogno del sacchetto, cosa succede? Magari sei in quei laghi che peschi a 3-4 metri dove hai visibilità, cioè nel senso riesci a vedere dove cali, e stai lì con la canna cercando di stendere bene il terminale, no? In quel momento lì ti succede che si scioglie il sacchetto, quindi tu magari non hai il terminale ben steso. Lo vuoi stendere, però succede che si scioglie il sacchetto o lo stick mix e di conseguenza non hai più l'innesco sopra. Con questo qua, avendo diversi minuti prima che si sgretoli, questo problema vai ad evitarlo. Certo. Allora, che facciamo? Aggiungiamo alle conclusioni? Che ne pensi? Sì, va benissimo. Ok. Che così pian pianino Allora, inizio a fare su tutto. certo, almeno tu ti ricomponi e poi. Ah, un'altra cosa volevo dire, un'altra cosa interessante è l'ultima, veramente arriviamo alle conclusioni e ci salutiamo. Non sarebbe male introdurre nei diciamo prossimi tempi, non ora perché chiaramente purtroppo tutti ci troviamo confinati all'interno dei nostri domicili, la pesca è sempre più limitata, al di là di qualche piccola occasione, ecco come può essere la tua, la mia dell'altro giorno, adesso c'è qualcun altro che dice che si trova a pesca, però non vedo ancora tutto questo fermento di pesca perché purtroppo delle zone sono completamente ferme, quindi. Oh, era carino fare. Ok. Niente, oggi la connessione non ne vuole sapere, signori. Non so qual è il problema, ma abbiamo delle difficoltà di connessione. Io continuo puntualmente a perdere Andrea, a perdere la mia connessione. Non so il motivo, però è così. Allora, io provo intanto a risistemare per poi fare i saluti a tutto il gruppo, perché eravamo arrivati più o meno ai saluti, no? Vediamo. Sì, esatto. Vediamo se ci riesco. Vediamo se ci riesco. Almeno approfittiamo, facciamo i saluti e chiudiamo la diretta. Sì, stavi finendo, credo, il discorso di creare queste box del lunedì e il giovedì. Sì, esatto. Se era possibile, insomma, fare questo tipo di iniziativa, insomma, creata come fossimo, ecco, un box di motociclismo o un qualsiasi parco chiuso, una qualsiasi tribuna.
per poter parlare, ecco, appunto, di quelle che saranno le preparazioni per andare ad affrontare la sessione, e lunedì il resoconto delle, chiaramente di tutta la sessione. Potrebbe essere un'idea carina, magari qualcuno Sì, parteciperà, assolutamente. o se, ecco, se poi vediamo che comunque siamo sempre gli stessi a partecipare, allora a quel punto abbandoneremo l'idea. Per il momento potrebbe sembrare carina. Oh, allora, detto questo, innanzitutto io tornerei sul discorso dei saluti, perché comunque siamo arrivati come detto, al discorso delle conclusioni, anche perché in questo momento abbiamo una persona qui con noi, adesso provo a ritornare in diretta anche sul gruppo, dammi Allora, qualche detto questo. istante, ok, il tempo di ricondividerlo sul gruppo. Una volta fatto questo, approfittiamo per i saluti. Senti, nel frattempo si è mosso nulla? Tutto tace? Tutto tace, Mannaggia. questa cana è rimasta immobile. Sembrava partisse, ha fatto due o tre bip in partenza e poi si è fermata. Mi sarebbe piaciuto Ma davvero tanto in diretta. anche a me. Non è, diciamo che non è una cosa poi così troppo scontata, non si vede quasi mai, insomma, è una cosa rara. Esatto, diciamo a me primo per soddisfazione personale, perché visto la temperatura e tutto. Secondo, rendere partecipi diverse persone è bello, interessante. Sarebbe stato davvero divertente. Allora, via, io ti lascio lo spazio a te per gli opportuni saluti. Niente, ragazzi, vi ringrazio per essere stati presenti e comunque spero che magari vi potete guardare questa diretta, perché comunque rimane registrata nel gruppo. E niente, io ho messo il mio sperando che a qualcuno può essere utile, e magari se lo provate e lo sperimentate mi fa piacere, insomma, se avere qualche feedback è divertente, insomma. E Certo. niente, ringrazio tutto il gruppo, grazie Antonio per avermi dato la possibilità di parlarne, e a me ha fatto più che piacere. Grazie a te. Allora, il piacere è stato, provo a parlare a nome di tutto il gruppo, quindi il piacere credo sia stato nostro di averti, come se ci ha ascoltato, per averci proposto questa bella iniziativa, questa rivisitazione la definirei, no? Di questo Stick Esatto. Mix. Io sarò, come detto, uno dei primi che ti romperà le scatole, proprio per darti questi famosi feedback, visto e considerato che sarà un lavoro da entrambi le parti, nel senso che Sì, tu darai dei feedback a me, se non so se ti ricordi, io li darò a te, anzi, appena posso, mi ricordo. facciamo questa Anche perché corrispondenza. fa piacere se qualcuno li prova e magari sentirsi dire sì, Andrea, hai ragione, oppure anche sentirsi dire guarda, Andrea, per me è una gran Certo. stronzata, capisci cosa vuoi dire? Quindi lo A ritengo prescindere. utile, insomma, che fa crescere entrambi o comunque tutto il gruppo. Chiaro, certo. Oh, e niente, quindi anch'io saluto tutti, ringrazio tutti per l'attenzione che ci avete prestato, rinnovo a tutti anzi, provo ad accendere l'interesse in tutte quelle che sono le piccole iniziative lanciate in questi periodi da parte del gruppo All in Number One, ovvero l'Almanacco Catture 2020-2021, che io e Andrea abbiamo già inizializzato, ma ci aspettavamo che qualcuno dietro di noi poi procedesse nel raccontarci anche lui le sue sessioni memorabili. La Gigi Last Session, che è una cosa che purtroppo vedo in questi giorni si è un po' arenata, però vi posso garantire che è un'iniziativa molto divertente, molto carina, perché comunque avremmo contribuito all'ultima pescata di Gigi, che appunto aveva deciso di renderci partecipi. Altre iniziative, Lori Contest, come avete visto, si è appena concluso quello della foto più bella, e faccio tanti complimenti ad Andrea Varale, che comunque si è aggiudicato il primo posto con la foto della sua carpa, che effettivamente era uno scatto Sì, molto 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 bello, molto bello molto veramente. significativo e molto, diciamo, un bello scatto, ecco, ci sono tante altre parole. E quindi nulla, ecco, detto questo, noi, ecco, come vedete, siamo tornati un po' a pesca, e quindi qualche procedura che si è un po' rallentata, come vedete, il discorso dei censimenti, però arriveremo, piano piano arriveremo. Sia io che Andrea, insomma, arriveremo nel fare Certo, tutto quello che pian abbiamo pianino promesso. facciamo tutto. Allora, un saluto, come al solito, Only Number Number One, grazie a tutti, è stato un piacere, un buon One. Ciao pomeriggio ragazzi. e una buona Ciao. serata. Ciao Andrea, Ciao, grazie ciao, ciao. di tutto. Grazie di tutto.